Benvenuti in un nuovo video Art Attack. Oggi Art Attack perché questo è il nostro sfondo dei video, no? L'orologio brutto. Ok, sono stufa e voglio cambiare l'orologio brutto. Voglio metterci un'altra cosa. E c'ho un'idea che potrebbe essere una figata pazzesca o una schifezza. Però fin quando non lo faccio, non lo posso sapere. E quindi da oggi, e non so quanto tempo durerà questo video perché comincio oggi, ma potrebbe durare anche settimane, voglio costruire una cosa. Allora, l'idea è questa: fare un telaio con del prato e poi sul prato metterci tutte cose. Comunque, adesso comincio a costruire e vediamo che viene fuori. E intanto vi porto con me nei passaggi. Allora, intanto abbiamo comprato il prato, questo sintetico. Poi abbiamo comprato le bacchette di legno che ce le siamo fatte tagliare per farci il telaio. E questi cosi che nella mia testa dovrebbero unire le bacchette di legno, tipo una cornice. E anche questi, e queste sono le vitarelle. Ora vediamo che viene fuori. E questa cosa, che diventerà un quadrato di prato, andrà a posto dell'orologio rotto. Orologio rotto che tra... cioè, orologio rotto, muro graffiato dall'orologio rotto. Quindi dovrebbe occupare proprio tutto lo spazio dietro allo sfondo dei video. Scusa, tu mi potresti venire ad aiutare? Sì, arrivo. Voi mi volete aiutare? Sì, li vedo proprio intenti all'aiuto. Arriviamo. Arrivate? Sì. Te vedo, eh? Vabbè. Boh, l'idea è questa. Queste sono da 1,30 m, le metto così, ci metto quel coso di ferro, le viti e lo faccio su tutti i lati e diventa un quadrato. Dovrebbe funzionare. Vediamo. Per questo Art Attack ci servirà un cacciavite! Ecco il cacciavite. E un marito! E dei capelli strani. Vabbè. Perché stavo prendendo il sole. Comunque, vi siete iscritti a questo mirabolante canale? Avete detto a tutti i vostri amici di iscriversi a questo mirabolante canale? Ma soprattutto, grazie a tutti quelli che si sono iscritti a questo fantastico canale! E questa cosa la sto facendo per voi, perché quell'orologio fa schifo! E Sì. almeno vedrete qualcosa di bello Quindi dietro i abbiamo deciso di video. attaccare un prato al Al muro. muro. Fate domande, lo sapete che siamo strani. No, sei. Ehi, siamo! La gente vuole che ci stai pure tu sul Vabbè, allora video. siamo. Siamo. Così. Guardate, mio marito che costruisce cose. Non è vero, sono io il direttore dei No, non è lavori. vero. Anche perché quello l'hai messo tu, guarda, storto. Ma non ti importa che sia storto, l'importante è che faccia da telaio. Che te frega se è storto? Dai, dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Giorno 2 di forse infiniti, non lo so. Ieri sono finite le viti con... Pensavo di averne comprate di più, però boh, non ho trovate. E quindi quello è il coso con Matilde in mezzo. Va bene, non sto facendo un sacrificio divino, ma sto solo costruendo un'intelaiatura. Quindi devo finire di mettere questi cosi agli angoli, che nella mia mente rinforzeranno la struttura. Quindi procedo, me ne mancano due. E poi bisogna inchiodarci il prato. Sarà semplice? Ci vorrà 6 mesi per farlo? Probabile. Cioè, vorrei finirlo, non vorrei che ci volessero mesi per fare questa cosa, ma lo so che ci vorranno mesi. Vabbè. Ok, ora ci ho steso il prato sopra al telaio e devo riuscire ad avvitare tutto il bordo del prato alla struttura con delle viti microscopiche, che è il modo più sensato che ho trovato per attaccarlo. E cercando di tenderlo il più possibile in modo che rimanga un pannello verde. Ci vorrà una settimana per fare sta cosa, secondo me. Anche perché, aspettate, vi faccio vedere le viti. Cioè, sono microscopiche. 2,5 x 8 mm. Ma era l'unica cosa che non passava oltre il legno. Con i chiodi sarebbe stato più semplice, ma passava oltre il legno il chiodo e non andava bene. Quindi, avvito. Per la prossima settimana.
giorno non mi ricordo più quanti di infiniti che serviranno per finire il progetto dello sfondo, ho ordinato dei pezzi da Amazon. Allora, non ho capito. Cioè, ci sono queste. Cosa sono, foglie? Sono foglie, ma dovevano essere 100 foglie. E quante sono lì? Sono 13? Cioè, mi immaginavo tipo un bustone così. E lì dentro che c'è? Solo quello? Non lo so. Cioè, non lo so, io ho ordinato 100 foglie. Forse queste sono 100 foglie. Però, che c'è fatto? Cioè, boh. Una schifezza. Vabbè. No, questo in teoria è il pezzo forte. Che edera. Da mettere tutto intorno. Cioè, l'idea è quella. Fare tipo una cornice. Certo, le foglie potevano essere un po' più grandi e non puzzare di pesce marcio. Mamma mia, ragazzi. Ok, questa, vabbè, questa ci può sta. Queste meno. Beh, aprile. Ah, ok, però sono tantissime. Beh, le potevamo prendere in giardino, però. No, quelle del giardino si seccano. Vabbè, dai, no, secondo me un pezzo ce lo faccio con queste tutte, perché poi sono di tanti colori. No, quello almeno sì. C'ho tutte le stagioni. Ci vorrà un sacco di tempo per fare questa cosa che ho in mente, secondo me, non ho idea. Va bene, e niente, un altro pezzo, un altro giorno. Ci vediamo al prossimo giorno. È arrivato il momento tanto atteso, dopo aver perso le lancette e la batteria. Si è cascato in testa a Luca. Possiamo toglierlo. Ta-da! Potevamo farcelo cascare addosso per l'ultima volta. È vero. Guarda tutti i segni sul muro delle bombe che ho preso dietro la schiena. Ciao orologio, salutate l'orologio, ciao. Ciao. Giorno infinito di molti, non lo so a che punto siamo arrivati, ma siamo arrivati a un punto, ovvero questo che andrà a posto dell'orologio. Ma non è finito così, perché l'idea è che questo si possa poi trasformare in molte cose diverse. Però ora ho comprato questo che avete visto e ho spacchettato da Amazon. Ma lo devo fissare tutto intorno. E come non fissarlo se con la spillatrice? Ammazza. Mucciaccia, ci fa una pippa. E quindi adesso con la spillatrice cercherò di... Fallendo miseramente. No, si attacca. Si attacca. Bisogna centrare bene il punto, ma si attacca. Quindi adesso mi fisso tutta l'edera intorno. I cani abbaiano. Il progetto prosegue ormai da giorni infiniti, ovviamente, però ci siamo quasi, perché le foglie le ho attaccate. Ce n'ho anche altre, però poi mi pare troppo. Sembra un po' Tarzan, quindi momento. Mio marito mi ha fatto una sorpresa e mi ha comprato una cosa carinissima. Ovvero... le letterine di legno, che non si vedono perché sono bianche, ma sono tutte le lettere per formare bubina. Che figo! Solo che ho pensato che metterle solo così sul verde non mi entusiasmava. Ho preso da Marco questo coso, che è praticamente un muro di mattoni, un po' grigio, argentato. Volevo vedere com'era se lo mettevo al centro. In realtà, sto coso poi può essere modificato in un milione di modi. Cioè, una volta che l'ho costruito, poi l'idea era di cambiarlo con le stagioni. No, so manco io che sto a fare. Cos'è sto coso però? Come si... Ah, ok, è adesivo. Ah, e secondo me questo qua si attacca qua? Assolutamente no.
in qualche modo. Vediamo. Ma mais proprio. Devo studiare una soluzione. Considerate che non mi sembra vero. Perché? Allora, questa cosa non sarà mai finita del tutto. Perché ogni volta che mi verrà un'idea o ci avremo un ricordo nuovo, oppure cambierà la stagione, Natale, Halloween, primavera, San Valentino, può cambiare. E secondo me è questa la mia idea geniale, cioè avere uno sfondo con poco spazio, perché io ho uno spazio per mettere un mobile dietro, far qualcosa, non ce l'ho. E quindi avere uno sfondo che ogni volta che succede qualcosa nella nostra vita o che succede qualcosa nel mondo può cambiare. Quindi questa è la versione base, praticamente. Anche perché mia madre mi ha detto che a casa c'è una busta di fiori finti e mi piacerebbe tantissimo riempire il verde di fiori. Quindi questa è una cosa work in progress quando andrò a Roma a recuperare i fiori. Ma soprattutto l'idea è quella di modificarlo ogni volta che c'è una stagione, quindi la prossima sarà Halloween. Io non vedo l'ora di riempirlo di cose arancioni, di zucchette, di fantasmini, di ragnatele. Sono gasatissima. Comunque, l'idea di base era questa: avere un grande pannello verde di prato che comunque ci colora anche la casa, perché comunque deve essere una cosa carina per fare video, ma anche carina da tenere in casa, quindi doveva essere un compromesso. E al centro, perché visto che Luca mi ha regalato queste bellissime lettere di legno, ho messo le lettere di legno su questo muro, diciamo, sì, è un muro, di plastica, ma è un muro. E poi ci sono un po' di foto nostre, di Billy, della nostra Gina, che non c'è più, però sta sempre con noi. E questo è quanto. Ci ho messo tantissimo, però abbiamo fatto tutto noi, spendendo poco più di 20 euro. Tra il prato, il legno, le viti e tutto quanto, quindi è stato un lavoro un po' un art attack, diciamo un po' un art attack, però ne sono molto fiera perché comunque è una cosa che abbiamo fatto noi, più io che Luca, ma questo ognuno dite, vabbè, e quindi mi rende molto fiera. L'idea, forse devo abbassarlo un pochino, perché quando faccio video seduta, sennò non si legge la scritta, però mi piace. Mi piace molto. Per favore, mi scrivete nei commenti cosa ne pensate e soprattutto, secondo voi, come si può migliorare. Scrivetemelo nei commenti. E iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti a questo canale, ora che abbiamo anche uno sfondo, quindi è un canale un po' più ufficiale, no? Non vedete un senso di ufficialità sta cosa dello sfondo invece dell'orologio che ci casca in testa? Pare poco. Passetta a volta. E niente, quindi da questo lunghissimo video, perché non si sa quanto è, in quanto tempo l'ho registrato, è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!